Buongiorno, voglio e bentornati sul canale del Darion. Oggi, signori, parliamo di portieri, perché come ben sapete Meret se ne andrà allo Spezia perché non è ancora ufficiale. Abbiamo soltanto Marfella oggi come portiere del Napoli e ci sono novità appunto per quanto riguarda la porta. E prima di cominciare, come sempre, però, vi ricordo le solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale, attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati sulle nuove video. Condividete i video, ragazzi, perché così mi aiutate a crescere più in fretta. Seguitemi perché più dell'80% di voi che guardate i miei video non è iscritto al canale. Vi raccomando, vi tengo d'occhio. Cliccate il tasto rosso iscriviti che è gratis. E seguitemi poi sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione. In descrizione trovate i vari link. Fate tutto questo, ragazzi, non vi preoccupate, è tutto gratis. Allora, ragazzi, partiamo subito. Allora, io vado a recuperare adesso il tweet per quanto riguarda appunto la situazione della porta. Eccolo qua, ovviamente parliamo sempre del buon Napoli Report, che vi invito a seguire se avete Twitter. Vi vado a leggere appunto il suo tweet. Kepa, trattativa ferma, perché il Napoli vuole approfondire fino alla fine il discorso Keylor Navas. Notizia data da Luca Marchetti di Sky Sport. E oltre a questo, ragazzi, c'è un altro tweet di Calcio Napoli 24 che sto andando adesso a recuperare, che dice una cosa molto, ma molto, ma molto interessante riguardo a Navas. Praticamente, ragazzi, il PSG sarebbe disposto, sto leggendo l'articolo di Calcio Napoli 24, il PSG sarebbe disposto a cedere Keylor Navas al Napoli, dando sempre una mano al pagamento dell'ingaggio fino al 2024, dunque per 2 anni. Dettaglio che stuzzica De Laurentiis. Allora, ragazzi, mettiamo subito le cose in chiaro. Tra Kepa e Navas penso che non ci siano paragoni, tutta la vita Navas, ma proprio tutta la vita, anche perché adesso devo farvi vedere una cosa. Allora, guardate qui, no? Questo è il palmarès di Navas e penso che solo il palmarès abbia fatto capire di che giocatore stiamo parlando. Tutti i trofei, o perlomeno il 90% li ha vinti da titolare: 4 mondiali per club, 3 Champions League, 2 scudetti in Francia, 1 in Spagna, 3 Supercoppe UEFA, 2 coppe francesi, una Supercoppa spagnola, una Coppa di Lega francese, poi vabbè, una Coppa del Centro America in Costa Rica, 2 campioni del Costa Rica, poi sotto 2 campioni ancora del Costa Rica e 2 vincitori della Supercoppa francese. Ragazzi, quindi praticamente Navas da solo ha vinto più del Napoli. E ovviamente, ragazzi, parliamo di una certezza, di un top play. Ragazzi, se viene Navas al Napoli a mani basse è il miglior portiere della Serie A sulla carta, parlando proprio di nomi, ecco. Ovviamente tra i due io scelgo tutta la vita Navas, perché lui è un portiere esperto, che sa cosa vuol dire vincere, che ha vinto tanto, ha giocato in club molto importanti come Real Madrid e Paris Saint-Germain, quindi sa certe cose, diciamo, sa la mentalità giusta per poter vincere, leadership che in questo momento serve come il pane. E ovviamente mi prendo tutta la vita lui al posto di Kepa, perché comunque, ragazzi, Kepa comunque sì, è forte, però stiamo parlando anche lì di una scommessa, perché anche lui ha fallito al Chelsea. Diciamo che sotto questo aspetto ricorda molto Meret, un portiere che era venuto, era stato strapagato, era venuto con tantissime aspettative, che però un po' le ha disattese. Adesso anche lui è stato, diciamo, lo vogliono dare via in prestito per farlo un po' recuperare. È un po' la stessa cosa che sta facendo il Napoli con Meret, perché Meret alla fine è la stessa cosa, se ne va in prestito per recuperarlo. E io non metto in dubbio le qualità di Kepa, però io tutta la vita mi prendo Navas per tutte le cose che vi ho detto, ragazzi. Sa sarebbe un colpo da 10 se dovesse arrivare Navas. Sarebbe un colpo da 10. Io voglio sperare che sia vero. Voglio sperare che alla fine arrivi lui, perché fai l'upgrade clamoroso rispetto a Ospina. Ragazzi, Navas è un upgrade clamoroso. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Quindi voglio sperare che arrivi lui, perché sarebbe veramente tanta roba, tantissima roba. Avere un Navas in porta che ti dà sicurezza, cosa che non ti dà Meret, che ti dà personalità che non ti dà Meret, è un upgrade almeno il triplo rispetto a Ospina, secondo me, e anche 5-6 volte superiore a Meret. Quindi, diciamo che al momento in porta la situazione è questa qui.
c'è un po' stand by con Kepa, però io voglio dire soltanto una cosa, ragazzi, muovetevi. Muovetevi perché siamo al 5 agosto, tra 10 giorni c'è Verona Napoli e Spalletti a oggi ha solo Marfella come portiere. Quindi muoviamoci. Io spero che almeno entro la fine del weekend spero che arrivi un portiere, perché poi ne vanno presi due, ragazzi, perché poi Veretta se ne va in prestito, quindi va preso anche il secondo portiere. Però diciamo che quella è una cosa un po' meno urgente. Serve assolutamente il primo portiere, che sia Kepa o che sia Navas. Poi sul secondo penso che quello sarà una trattativa più verso fine calciomercato. Comunque fate presto, come disse Iannicelli, fate presto perché mancano 10 giorni e abbiamo solo Marfella in porta. Detto questo, ragazzi, brevemente voglio dire una cosa su Raspadori. È uscita una dichiarazione di Spalletti sul Corriere dello Sport riguardo Raspadori e vi dico, questa dichiarazione sa molto di, diciamo, è molto profetica, è molto da benedizione da parte di Spalletti. Adesso ve la vado a leggere. Raspadori è giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell'attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità e noi ne abbiamo persa un po'. Vediamo, con lui saremo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto naturale di Mertens. E ragazzi, io dopo queste parole mi permetto di dire che Raspadori sarà del Napoli, perché cioè, queste parole di Spalletti sono proprio di benedizione, sono proprio di approvazione da parte di Spalletti. Tutte cose giuste, giovane, forte, versatile in tutti i ruoli. Con Raspadori hai una versatilità tattica che fa paura. Lo puoi mettere a sinistra, lo puoi mettere sotto punta, lo puoi mettere seconda punta vicino a Osimhen, puoi metterlo anche al posto di Osimhen in alcuni casi. Volendo lo puoi mettere anche a destra, anche se lì è un po' adattato. Comunque ti fa tutti i ruoli della tre quarti dell'attacco. Sarebbe un'alternativa tattica da paura. Raspadori ha personalità e noi ne abbiamo persa un po'. Questa è una frase emblematica. Vediamo, con lui saremo nella giusta direzione. Sostituto naturale di Mertens. E voi lo sapete, ragazzi, se mi seguite da un po', sapete la mia su Raspadori. Anche io considero Raspadori un degno erede di Mertens, ovviamente con le giuste proporzioni. Comunque, Mertens, quando è arrivato, anche lui era un signor nessuno. È diventato il Mertens che tutti noi conosciamo, grazie soprattutto a Sarri e a Calzona, che lo hanno fatto diventare un attaccante centrale. Comunque, Raspadori per me sarebbe tanta roba anche lui. Io spero che tutti questi colpi che stia facendo il Napoli, Navas, Raspadori, arrivino. Anche perché vi dico la verità, ragazzi, la Roma, secondo me quest'anno ce la lotteremo soprattutto con la Roma al posto in Champions League, perché ho visto che sta prendendo Wijnaldum, che è un grande colpo quello lì. Sono ancora titubante sulla questione di Dybala, perché secondo me Dybala negli ultimi anni ha un po' non dà garanzie fisiche da un bel po' di anni. Ho visto che stanno per prendere anche Bailly, però pure lì parliamo di un giocatore che sta sempre rotto, quindi onestamente non lo so. Però secondo me quest'anno la vera concorrente per il quarto posto sarà la Roma. Ovviamente non sto dimenticando la Lazio, la Fiorentina, l'Atalanta, però tra tutte queste quella che più mi dà preoccupazione è la Roma. Comunque, speriamo, ragazzi, che arrivino il prima possibile questi colpi. Vi ripeto, mancano 10 giorni e qui, cioè, mancano ancora dei tasselli per quanto riguarda i titolari, ma anche il portiere, che è importantissimo. Poi i quattro di difesa li abbiamo già, il centrocampo è completo. L'attacco ce l'abbiamo, cioè manca il portiere che è importante. Poi Raspadori sarebbe, come ho detto prima, un'ottima variabile tattica lì in attacco. Io spero che arrivino questi due giocatori. Io penso che Raspadori sia cosa ormai fatta. Anzi, devo dire una cosa. Ho letto, sempre riguardo Calcio Napoli 24, di un rilancio da parte del Napoli per quanto riguarda Raspadori. Eccolo qua. Allora, il Napoli ha rilanciato l'offerta per il Sassuolo arrivando a 31 milioni di euro, ragazzi. 31 milioni, secondo me l'ADL si sta spingendo un po' troppo oltre, cioè 31 milioni sono un po' tantini. Secondo me 25 era perfetto, 31 è un po' tanto, però qua cioè il Sassuolo sta giocando a tirare la corda il più possibile, cioè sta cercando di strappare il più soldi possibile dal Napoli. La cosa bella, ragazzi, è che Raspadori ha detto di voler venire a Napoli e non alla Juve. Sta cosa mi, cioè, è strana sentir dire da un giocatore che preferisce il Napoli alla Juve, però
evidente, cioè, quando ha detto Spalletti è intelligente, probabilmente si riferisce a questo. Cioè, Raspadori sa che al Napoli gioca, alla Juve scalda la panchina, e questo secondo me lui lo ha messo in conto. Per la sua crescita è meglio una piazza come Napoli, dove là sicuro gioca, ragazzi. Raspadori a Napoli gioca, alla Juve sì, mentalità, tutto quello che vuoi, ma rischi di diventare Bernardeschi, cioè fai panchina fissa alla Juve, perché hai quei tre davanti, non si toccano, a meno che uno non si rompe. Quindi secondo me Raspadori sotto questo aspetto, come dice Spalletti, è intelligente. Quindi ragazzi, speriamo veramente tanto che arrivi Raspadori, che secondo me sarà cosa di giorni, ma secondo me è fatta. Navas non lo so, io spero con tutto il cuore che arrivi Navas, però non lo so, sembra più vicino Kepa, diciamo uno dei due dovrebbe arrivare. Io spero fino all'ultimo Navas, perché secondo me sarebbe un upgrade clamoroso. Quindi ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, preferite Navas o Kepa, secondo voi chi arriverà? E poi ditemi la vostra un po' su Raspadori. Detto questo ragazzi, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video ragazzi, sono tutti processi gratuiti, non dovete sborsare un centesimo. Seguitemi anche sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione, in descrizione trovate i vari link. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video, forza Napoli sempre ragazzi, buon venerdì, a questo punto vi do anche un buon weekend nel caso in cui non dovessimo vederci in questo weekend con un video. Ciao a io!